Bentrovati amici di Smaniarte, bentrovati amici appassionati di arte. Oggi con noi abbiamo un grande artista, un grande maestro, un artista che già da giovane si è dedicato all'arte figurativa, attratto dal disegno. Oltre ad essere affermato come artista, lui è anche un grande grafico, ceramista e scultore. Spontaneo e istintivo, ha esposto in numerose gallerie sia in Italia che all'estero. Le sue opere sono presenti in tantissime collezioni, sia private che pubbliche. Amici, è con noi il maestro Ferdinando Quintavalla. Buon pomeriggio, maestro. Grazie, buon pomeriggio anche a te, Omero. Maestro, io la ringrazio di essere presente qui con noi su Smaniarte, di parlarci della sua arte e del suo modo di intenderla. La ringrazio davvero tanto. Allora, maestro, lei è pittore, ceramista, scultore, grafico anche, una vita spesa spesa per l'arte. Ma da dove nasce questa sua passione? Io penso che tutto questo nasca non solo per me, credo che gli artisti in generale siano scelti da un qualcosa. Io ho fede, credo in Dio e quindi Madre Natura, Dio, ci dà questa fortuna. Nasciamo con un talento, con un potenziale quantomeno, e quindi questa cosa, ecco, siamo più scelti che di fatto siamo noi a scegliere di fare i pittori, di fare gli scultori. Qui tutte queste cose ci vengono spontanee, per cui, ripeto, essendo scelti, qualsiasi cosa ci mettiamo a fare, ci riesce particolare. Abbiamo una facilità manuale, ecco, e soprattutto mentale, psicologica e caratteriale che ci distingue dagli altri, non in senso superiore, non voglio dire questo nel modo più No, assoluto, no, no. perché penso che siamo assolutamente, forse abbiamo più difetti noi delle persone che non hanno nessun talento. Siamo comunissimi esseri umani e però, ripeto, abbiamo questo quid che ci è fornito, secondo me, secondo il mio punto di vista esistenziale anche, ci viene fornito da madre natura. E quindi ecco, queste cose ci riescono particolarmente facili. Infatti è praticamente, come già è stato affermato anche in passato, è proprio una dote, ci si nasce artista. Magari si può diventare pittore, ma artista ci si nasce. Sì, certo, intendevo proprio questo. Credo che le qualità, il talento appunto che ciascuno di noi possiede, non lo si possa apprendere a Sì. scuola, in un'accademia, per quanto servano moltissimo le scuole, eccetera, ma non possono, una scuola non potrà mai fornirci le idee, i sogni, l'immaginazione, la creatività, questa è soltanto soggettiva ed è unica e irripetibile, come poi dovrebbero diventare, diventano solitamente le opere che noi tutti creiamo. Certo. Maestro, che ruolo ha avuto, soprattutto all'inizio della sua carriera artistica, l'incontro con un noto artista parmigiano, il maestro Bandini? Sì, io conobbi appunto Otello Bandini, il professor Otello Bandini, perché Professore. insegnava a scuola e quindi lo ebbi. Fra l'altro non fu con noi, perché noi avevamo un altro insegnante, però proprio in occasione di una sostituzione a questo insegnante di ruolo, lui venne e rimase naturalmente piacevolmente impressionato, fra virgolette, non voglio esagerare, da quello che facevo. Fra l'altro l'insegnante di ruolo, appunto, ci faceva fare anche decorare la ceramica, era molto attenta, vedeva le nostre inclinazioni e quindi sto parlando delle scuole medie. Certo, E certo. quindi ecco, lui vedendo queste cose ha notato che effettivamente avevo quel qualcosa in più, dato
di tutti gli altri e mi consigliò appunto di continuare, soprattutto disegna, mi disse e mi invitò anche a casa sua nel suo studio, mi disse se vorrai delle lezioni io te le do volentieri. Poi mi diede un po', io lo frequentai per parecchi anni, diventammo molto amici. Lui si affezionò molto a me, fra l'altro ci conoscemmo anche molto approfonditamente, anche con le rispettive famiglie, e ci frequentavamo appunto anche al di fuori delle lezioni, della società. E quindi ecco, lui sicuramente mi ha. Diciamo così, mi ha spronato soprattutto ad interpretare, ad intraprendere e a fare la scelta della pittura, diciamo così, classica e tradizionale. Lei, maestro, oggi si è realizzato come artista, è conosciuto sia in Italia che all'estero, ha fatto tantissime mostre, è presente in tantissime gallerie. Però tutto questo, pur essendo un autodidatta, ci vuole raccontare un aneddoto a lei particolarmente caro in tutto questo percorso? Ma ce ne sono diversi. Quello che più mi ha, diciamo così, colpito, fra virgolette, insomma, sorpreso. Io frequentavo una galleria a Parma, una nota galleria, che non era galleria, non era nata come galleria, era un commerciante in carte da parati di Parma. Camattini si chiamava ed era una ditta storica a Parma. Quindi io frequentavo questa galleria ed ero un ragazzino, insomma, 13, 14, 15 anni, l'ho continuato a frequentare. C'è stata nell'occasione di una mostra di Proferio Grossi, un bravissimo pittore Sì, come no. parmigiano, ecco, lo conoscerà Sì, sì, sicuramente. sì, sì, sì. E ecco, io visitai questa mostra, le visitavo tutte le mostre quando c'era qualche mostra, di solito allestiva una al mese circa, ogni 2 mesi, insomma. E quindi io frequentavo la galleria, riuscivo a scambiare qualche, ero molto timido, però riuscivo a scambiare, a fare qualche domanda al titolare, lui mi rispondeva naturalmente, non ho mai avuto il coraggio di presentarmi come pittore in erba, né a Proferio Grossi ha esposto anche il maestro Otello Bandini lì, Certo. però non lo conoscevo ancora. E quindi in occasione di una visita che io feci, ma non c'era Proferio Grossi, Era la famosa. riandai a vedere la mostra dopo l'inaugurazione. E allora finalmente riuscii, prendendo il coraggio a quattro mani, come si dice, riuscii a parlare con il titolare e lui capì, da quello che io gli chiedevo, capì che per me sarebbe stato un grande motivo di orgoglio fare una mostra da lui. E io appunto ero giovanissimo e lui acconsentì. Fra l'altro mi accompagnò in quell'occasione mi sono fatto raccomandare perché sapevo che c'era un amico di mio padre, un caro amico di famiglia che lo conosceva bene e quindi venne anche lui e insomma riuscimmo a strappargli la data per una mostra. Mostra. Ecco, io non ci speravo proprio, ecco, ero Immagino. andato con tutta la buona volontà, però senz'altro pensavo che mi avrebbe detto magari più avanti, e Sì. invece accettò e fu veramente anche un bel successo per quell'età, per quell'epoca, un pittore così giovane come ero io, aspirante pittore, perché per carità, allora facevo l'apprendista perché finita la terza media io ho voluto, nonostante le insistenze dei miei genitori, che volevano che io naturalmente proseguissi all'Istituto d'Arte, eccetera. Io però avevo voglia di dipingere, di comperarmi i primi materiali, averci qualche Certo. soldo, qualche lira per proprio cominciare a dipingere veramente, non solo col disegnare, con le matite, i pastelli.
E quindi appunto non ci speravo in questa occasione, invece è stato proprio una fortuna e ho cominciato così, poi dopo ne ho fatte altre Sì, naturalmente. infatti maestro, a proposito di mostre, lei ha partecipato nel 2003 alla mostra Emozioni per Verdi nella Galleria San Ludovico, in occasione dell'anniversario della morte di Giuseppe Verdi. In quella occasione cosa l'ha ispirato particolarmente? Ma non è stata solo quella occasione ad ispirarmi sulla musica di Verdi, appunto, e sull'illustrare le opere di Verdi. Mio padre era appassionatissimo di opere di Verdi, quindi noi a 12 o 13 anni lui comprò i primi rudimentali, diciamo, giradischi, allora uscivano i primi stereo. E naturalmente lui fece una collezione subito di soprattutto di opere, di dischi che riguardavano le opere, soprattutto di Giuseppe Verdi, perché naturalmente essendo qui il nostro conterraneo, noi abbiamo un po' tutti, almeno in quelle generazioni, tutti conoscevamo molto presto, anche in molto giovani, le opere di Verdi. E quindi io già conoscevo e nel 2003 ho avuto questa opportunità, appunto ne ho approfittato, c'era questo anniversario, Palazzo Pigorini, appunto del comune di Parma, mi diede l'opportunità di esporre. In questa occasione ho fatto una decina di opere, ho illustrato di Giuseppe Verdi, facendo appunto i quadri di mia libera interpretazione, naturalmente. Esposi nella galleria di San Ludovico, anche lì c'è stato un buon riscontro di pubblico, un bel successo, dovuto un po' ai due fattori, ecco. Al fatto che Giuseppe Verdi sicuramente non è ignorato a Parma, anzi tutt'altro. Sì, e poi diciamo che non ci sono, bisogna dire che almeno in quell'epoca, dopo altri colleghi si sono dedicati anche a questo tipo di genere, diciamo, pittorico, ma a quell'epoca credo che fui uno dei primi ad occuparmi appunto di illustrare. Naturalmente in questa nostra epoca, perché poi nell'epoca contemporanea a Verdi ovviamente ci sono stati grandi illustratori, grandi pittori. Quindi sì, è questo, ecco, diciamo, l'argomento, perché io avevo già una forte passione, l'ho sempre avuta tuttora per Giuseppe Verdi, e quindi è stato facile ed è tuttora facile, perché ho continuato mettermi in questo genere, buttarmi in questo genere e creare delle cose. Certo, era proprio una passione anche di famiglia, di suo padre, diceva. Sì, senta, sì. La sua arte figurativa si rifà a delle opere del passato. Lei rimescola oggetti e figure moderne che contestualizza in una chiave classicheggiante. Ce ne vuole parlare meglio di questa sua tecnica, di questa sua arte? E posso dire che personalmente, sempre influenzato da pensieri, naturalmente, fra le mie letture, anche gli altri pittori, colleghi, anche molto più vecchi di me, diciamo al momento della mia scelta. E quindi, cioè, io ho capito anch'io, mi è stato sottolineato nei nostri discorsi, insomma, nelle nostre dissertazioni sull'arte, mi è stato fatto notare appunto che tendevo molto a quantomeno riuscivo, ecco così, ad interpretare, naturalmente con una chiave mia. Però usando gli schemi e le situazioni, appunto, che sono tipiche del Rinascimento, del manierismo, e quindi questo è il motivo principale. Strada facendo poi mi sono accorto che veramente è il campo elettivo della mia passione e quindi della mia pittura, mi viene spontaneo. A un certo punto ho voluto anche affrancarmi dal fatto di copiare, perché ho capito che non creavo nulla. Quindi nell'arte
secondo il mio punto di vista, ma non solo, perché poi se andiamo a vedere i filosofi e tutta la narrativa, le scritture che ci sono del passato, di addetti ai lavori e non, insomma, diciamo che il fattore principale della creazione d'arte è proprio la invenzione, la creazione di una cosa unica che è tipica di quella mano, di quella mente. Ecco, allora in quel momento si è creato qualche cosa che ha questo fattore artistico, di arte. Altrimenti, quando noi siamo costretti a copiare o a fare dei rimandi oppure ad agganciarsi a qualche cosa del passato senza metterci in gioco noi con la nostra creatività e con la nostra capacità naturalmente di inventarci delle cose, ecco, non si fa della vera arte. Io almeno credo questo, che facciamo semplicemente copiamo qualche cosa che ha fatto e che ha creato soprattutto qualcun altro. Lo stesso è il discorso dei modelli. Anche i modelli sono comunque, io ho capito che occorre affrancarsi dai modelli per essere veramente liberi di creare qualche cosa, la visione che ciascuno ha di quella scena, di quel genere. In generale è tutto così il campo dell'arte, eh? Sia che io faccia un paesaggio o che io faccia una scena, un nudo o qualche cosa, sì, posso avvalermi appunto di un modello, che poi ha dei limiti, ha molti limiti, perché sarà sempre statico, eccetera. L'unico modo per affrancarsi è appunto staccarsi, è uno sforzo, bisogna crearsi un immenso archivio di concetti e di idee, di disegno, di esercizi, di esercitazioni in tutti i campi, però poi ci si riesce e quindi ecco, ed è una grande soddisfazione. Poi si ha un'ultima cosa, poi chiudo, poi si ha anche appunto questa soddisfazione che è la maggiore, secondo il mio punto di vista, come ideologia pittorica e artistica, di aver creato veramente il proprio sogno. Noi non facciamo altro che mettere sulla tela il nostro sogno di una scena, di un individuo che raffiguriamo, di un paesaggio. Ecco, e lì allora, c'è il gesto artistico. Infatti, maestro, come diceva lei, cioè ogni artista ha il suo stile, che poi questo stile è come se fosse considerato la firma del maestro. E io le posso assicurare che da collezionista, le sue opere sono riconoscibili al massimo, cioè è evidente proprio il suo tratto, la sua mano, la sua ispirazione. Io le chiedo, maestro, lei si riconosce, nell'essere definito un iperrealista? Io non voglio riconoscermi, ma non credo molto nel riconoscimento appunto di generi. Io credo che esista della buona pittura, dei bravi artisti che fanno della buona pittura sempre e comunque non si lasciano andare alle mode, oppure della pittura così un po' modesta, mediocre. Ecco, molti sì, dicono la sua pittura, la tua pittura è iperrealistica. Io personalmente non ho fatto mai nulla affinché fosse un'illusione, affinché sembrasse un'illusione ottica per far vedere la mia bravura, per far vedere appunto quanto sono bravo. È una cosa spontanea. Diciamo che posso dire con molta onestà intellettuale che le nature morte io sono più per la scena e per altri generi. La natura morta la considero più un mestiere che creazione di un'opera d'arte vera e propria. Indubbiamente capisco che è un quadro, la natura morta, che sicuramente sta bene in un ambiente, lo arricchisce, lo ingentilisce e quant'altro. Resta il fatto che ecco, non ci trovo la creatività perché devo necessariamente copiare questa cosa, posso metterci del mio nel fare una particolare composizione.
Però ecco, non credo che entri in quel fattore di cui parlavo prima, che è appunto la creazione, la visionarietà che La io ho. visione, sì. Mentre invece in una scena, in altre cose, in altri soggetti e in altre composizioni, ecco, io credo che lì sia più pittura vera, in quanto meno mestiere sicuramente, con una buona qualità, però non mi interessa tanto far vedere l'eccellenza o comunque la bravura di una pennellata, dello sfumato, non mi interessa, può anche esserci la pennellata che si vede, magari il non finito, però sicuramente questo tipo di dipinto ha una valenza maggiore, ripeto, pittoricamente, artisticamente parlando, io trovo nell'iperrealismo. Poi aggiungo un'ultima cosa, l'iperrealismo è nato come un po' in America, no? Tu lo sai, lei lo sa sicuramente, è nato in America, ma più che altro io credo più per quasi come cartello pubblicitario, no? Si ingrandiscono in modo sproporzionato, infatti si chiama iper per questo, non tanto per le pennellate che sono perfette, quanto per la grandezza. Infatti gli oggetti sono immensi, anche un'auto diventa il doppio di una. E quindi assumono una valenza appunto più pubblicitaristica di qualcosa che un vero e proprio, una vera e propria forma d'arte. Poi naturalmente dopo ci sono le scuole di pensiero, c'è la critica, ci sono gli interessi, ci sono le aste che naturalmente cercano di fare altri percorsi a questi generi che vengono fuori come tutte le avanguardie, sono mode, eccetera, eccetera. Questo è il mio pensiero, Sì, poi sì, sì. soggettivo, No, non no. dico che sia poi. No, certo, anzi sono d'accordo con lei. Senta, il gesto delle figure umane rappresentate a volte è drammatico. In uno sfondo tridimensionale, le figure rappresentate richiamano un concetto michelangelesco, direi, della contorsione. Cosa l'affascina maggiormente della tradizione classica? Proprio questo fattore, diciamo, questo dinamismo che proprio Michelangelo, non a caso, lei l'ha nominato giustamente, perché Michelangelo io lo ritengo il padre di tutti noi, se non ci fosse stato lui appunto ad indicarci il modo, la maniera, tant'è vero che poi il manierismo, dopo riconosciuto da tutti i successori di Michelangelo, bravissimi. Però non si possono tuttora, che ne dicano alcuni grandi artisti, che è superato oppure che è magari anche sbagliato e gigantesco. Io credo che non sia affatto vero. Bisogna riconoscere a Michelangelo veramente la unicità di un racconto, quello suo, di pittorico e scultore, sì, della scultura. Che è ineguagliabile, è sopra di tutti, sopra tutti. Proprio, ma lui infatti cercava di infondere questo dinamismo proprio affinché il soggetto ritratto fosse quasi in movimento. Quindi io ho ripreso questo sicuramente, creando cose mie, però rifacendomi appunto al suo dinamismo. Ecco perché quando compongo le mie scene, non metterò mai un soggetto, difficilmente forse un nudo di donna, per far sì che si vedano più che altro le bellezze naturali del corpo, eccetera, ma anche le donne comunque sono ritratte in atteggiamenti, ecco, contorti, come diceva lei, proprio per questo motivo, perché imprimono anche questo dinamismo, imprime anche una sorta di movimento a venire. Che l'occhio che guarda il quadro, il dipinto, il disegno, ecco, possa anche immaginare che cosa possa fare, come possa muoversi poi
oltre quel momento ritratto il soggetto in questione. Per gli uomini questo accade ancora di più, perché naturalmente anche Michelangelo non aveva fatto altro che vedere la straordinaria bellezza del nostro corpo, dell'intera anatomia umana e sottolinearla ogni volta. È soltanto questo che anch'io cerco di mettere, probabilmente immodestamente, non mi voglio paragonare a Michelangelo assolutamente. Maestro, le faccio le ultime due domande e poi la saluto per il tempo che ci ha dedicato. La sua arte, che è pittura e realismo, sembra andare in contrapposizione all'arte attuale contemporanea. Come mai questa scelta? È una scelta di forza ed è come dicevo prima, mi riallaccio al momento, sono stato scelto, non sì. Potrei fare visceralmente, io sono così, non potrei fare nessun'altra cosa. Quindi mi viene anche spontaneo. Io ho tantissime idee che non so neanche se riuscirò a realizzarle tutte, ma proprio perché ho avuto questo dono e cerco di andarci fino in fondo e poter fare tutte le cose possibili, ma non mi allontanerò mai da questa scelta. Non c'è. Fra l'altro, io credo comunque, ma non perché voglia avere ragione per la mia scelta e per le mie idee pittoriche, ma credo che comunque la norma divina dice questo, cioè ci impone tutto quello che va al di fuori della norma, cioè l'arte moderna, concettuale, astratta, formale, eccetera, eccetera, senza nulla togliere alle idee degli altri. La mia non vuole essere una critica, no, certo. È soltanto una constatazione mia personale e non riesco a vederla diversamente. Cioè, io non voglio rinnegare l'esistenza di Dio. Quindi Dio ci ha insegnato, ha creato la norma per noi. La norma è l'armonia. Sì. Se io faccio un quadro armonico, sto bene. Non potrei fare un quadro disarmonico, come è spesso la pittura moderna, che appunto, tralasciando questi canoni armonici, quindi la norma, devi per forza andare a sconfinare in quello che non è la norma. Senta, lei lavora molto su tela applicata su tavola, raramente proprio su tela, ma questo è dovuto alla sua tecnica, a questo lavoro lungo e certosino di cui necessitano le sue opere? Non è strettamente legato alla tecnica, per quanto io sono abituato a appoggiare, le spiego, sono abituato ad appoggiare, ho sempre dipinto con la mano appoggiata sulla tavola, ah, sul okay. disegno, sul foglio di carta, eccetera. Quindi all'inizio la tela si è già montata, infatti molti colleghi prima di montarla sul telaio dipingono, poi la montano sul telaio, perché così hanno un supporto dietro la tela che regge la mano, il peso del polso, insomma, e quant'altro. Già ormai sono più di 10 anni che dipingo anche molto sulla tela e ho ovviato, anche già montata sul telaio, ho ovviato, mi aiuto con un poggiapolso, oppure delle volte quando, se il supporto è già, se la tela è già asciutta, dato che ci sono questi momenti per far asciugare nei vari passaggi la tela, allora posso appoggiare ancora la mano e quindi. Maestro, io la ringrazio davvero tanto per essere stato qui su Smania Arte, per averci raccontato la sua arte, e sono bellissime le parole e gli approfondimenti che ha dato sulla trascendenza, direi, dell'arte, sul essere artista attraverso questa cosa innata che viene data, queste doti innate che vengono date. Quindi la ringrazio davvero tanto per i suoi approfondimenti, è stato molto gentile. Grazie a lei, Omero. E la saluto. Molto, molto gentile, grazie di voi. Amici di Smania Arte, io saluto anche voi, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, una puntata davvero eccezionale con il maestro Guido Valla, siamo veramente nel realismo, nell'iperrealismo
nell'opera d'arte vera, fatta da mani seguite forse effettivamente da una dote divina. Amici, vi ringrazio e vi saluto alla prossima. Buon pomeriggio e arrivederci a tutti. Do you believe me? Do you believe me?